Sono Sara Carissimo e a Citizen insegno soprattutto Ashtanga Vinyasa Yoga. Questo sarà un Vinyasa di livello intermedio in cui ci interesserà molto restare nel momento e nel processo e osservare quello che accade. Liberiamoci dal conosciuto e dall'idea di dover replicare delle posizioni. Invece sperimentiamo le istruzioni e osserviamo gli spazi interni che si creano. Buona pratica! Cominciamo seduti sul tappetino. Le ginocchia piegate, le piante dei piedi a contatto col suolo, arrotondiamo la schiena e portiamo la schiena giù. Appoggiamo il palmo della mano sinistra sull'addome, il palmo della mano destra sul torace e chiudiamo gli occhi. Ammorbidiamo il viso, la mandibola, la lingua all'interno della bocca. Cerchiamo di sapere se stiamo inspirando o se stiamo espirando. Lasciamo che il torace cambi volume mentre respiriamo. Lasciamo che l'addome cambi forma mentre respiriamo. Visualizziamo l'inspirazione come l'aria che entra dalle narici, attraversa fluidamente la gola, per arrivare al torace. Visualizziamo l'espirazione come una pressione dal basso verso l'alto, che spinge l'aria verso la gola per farla uscire attraverso le narici. Allunghiamo una gamba dopo l'altra. Separiamo una gamba dall'altra in modo che l'interno delle cosce guardi verso il soffitto. Appoggiamo le due mani sulla parte bassa dell'addome in modo che i pollici siano all'altezza dell'ombelico, il palmo delle mani e la parte inferiore dell'addome. Cerchiamo di non intrecciare le dita delle mani e di non sovrapporle. Respiriamo. E osserviamo i movimenti di quella parte dell'addome mentre respiriamo. Lasciamo che la parte bassa dell'addome durante l'inspirazione vada verso l'alto. Lasciamo che durante l'espirazione vada verso il basso. Alla prossima espirazione risucchiamo attivamente quella parte dell'addome verso la colonna. Proseguiamo attivando l'addome in quel modo e continuiamo a respirare lasciando che il torace cambi volume e che la parte alta dell'addome continui a cambiare forma. Riapriamo gli occhi e avviciniamo le gambe. Le gambe restano allungate al suolo, flettiamo le caviglie, spingiamo i talloni lontano da noi e verso il pavimento. Allunghiamo le braccia verso il muro oltre la nostra testa e agganciamo i pollici. Spingiamo i polsi verso il muro oltre la nostra testa. Lasciamo che la parte superiore della gabbia toracica vada in direzione delle spalle. Teniamo la parte bassa dell'addome attiva e spingiamo la parte frontale delle costole verso il basso. In questo modo lasciamo che si allunghi tutto il retro del torso. Avvolgiamo l'esterno delle braccia, i tricipiti, verso l'alto. I mignoli saranno un po' più in alto rispetto al resto della mano. E teniamo i gomiti tesi. Espirando, sciogliamo, pieghiamo un ginocchio dopo l'altro e intrecciamo le dita delle mani oltre le tibie. Poi spostiamo le mani e le mettiamo dietro il capo. Dirigiamo l'attenzione allo spazio tra il mento e la gola. Vogliamo che quello spazio resti così. Non lo vogliamo accorciare. Alla prossima espirazione solleviamo le spalle. Inspiriamo in posizione. Espirando allunghiamo la gamba destra e portiamo il gomito destro oltre il ginocchio sinistro. Inspiriamo, torniamo. Premiamo un ginocchio contro l'altro. Espiriamo, gomito sinistro oltre il ginocchio destro, allunghiamo la gamba sinistra. Ed inspiriamo, torniamo. Espiriamo, gomito destro. Ed inspiriamo, torniamo. Espiriamo, gomito sinistro, e inspiriamo, torniamo. Proseguiamo al ritmo del nostro respiro. Durante l'espirazione incrociamo, durante l'inspirazione torniamo in posizione simmetrica.
Siamo a conclusione. E all'ultima ispirazione riappoggiamo le spalle. Apriamo le braccia a T, premiamo le ginocchia, flettiamo le caviglie, facciamo colare le gambe verso sinistra e il capo verso destra. Ruotiamo il capo verso sinistra, premiamo un ginocchio contro l'altro, avviciniamo le ginocchia al petto e torniamo su. Ed espirando cogliamo verso, facciamo colare le gambe verso destra, il capo verso sinistra. E poi ruotiamo il capo verso destra, premiamo un ginocchio contro l'altro, avviciniamo le ginocchia al petto e torniamo su. Incrociamo le caviglie, mettiamo le mani sulle tibie, rotoliamo indietro per rotolare in avanti a sederci. Prendiamo una posizione a gambe incrociate. Qualunque posizione a gambe incrociate in questo momento va bene. L'importante è che gli ischi possano essere ben ancorati al suolo e che possiamo mantenere la curva lombare. Se serve potete arrotolare il tappetino dietro di voi per sedervi su una superficie un po' più alta. Intrecciamo le dita delle mani e spingiamo i palmi delle mani lontano da noi. Con la prossima ispirazione solleviamo le braccia e lasciamo che siano i lati della gabbia toracica ad andare verso l'alto. Una volta che siamo su, i palmi delle mani spingono verso l'alto e i tricipiti avvolgono in avanti. Inspiriamo, gli ischi restano a contatto col suolo. Dall'ombelico in su, espirando, ruoteremo verso destra. Sarà la parte sinistra della gabbia toracica che avvolge in avanti, la parte destra della gabbia toracica che avvolge indietro. I fianchi restano paralleli al lato corto del tappetino. Ok, adesso sciogliamo le braccia e aggiungiamo una leva. Il dorso della mano sinistra andrà oltre la coscia destra, la mano destra accoppa dietro la schiena. Anche se stiamo aggiungendo la leva del dorso della mano sinistra, manteniamo la torsione organizzata come abbiamo scelto prima. Immaginiamo che tutto avvenga dall'ombelico in su. Continuiamo ad attivare il lato sinistro della gabbia toracica in avanti, il lato destro della gabbia toracica indietro e non lasciamo che il fianco destro vada indietro, il fianco destro resta allineato col fianco sinistro. Ruotiamo pure il capo, ma non è necessario ruotare il capo oltre la spalla destra. Guardiamo oltre la spalla destra, le vertebre cervicali sanno già ruotare, quindi non è necessario esasperare la rotazione. Ok, inspiriamo braccia su. Torniamo al centro, espirando sciogliamo. Incrociamo le dita delle mani nuovamente, poi cambiamo incrocio, quello controintuitivo, cambiamo l'indice che c'è sopra. Spingiamo il palmo delle mani lontano da noi e inspirando solleviamo le braccia. Vogliamo che la gabbia toracica si allontani dal bacino. Quindi lasciamo che il retro della gabbia toracica vada verso l'alto, invece il fronte della gabbia toracica continua a voler andare verso il basso. Attiviamo le mani verso l'alto, avvolgiamo il tricipite in avanti. Inspiriamo e rinnoviamo, la gabbia toracica si allontana dal bacino. Espirando e avvolgiamo il lato destro della gabbia toracica in avanti, il lato sinistro indietro. Ok, sciogliamo le mani e aggiungiamo una leva. Ruotiamo il capo, guarderemo nella stessa direzione della spalla sinistra. Ed inspirando, torniamo con le braccia su e al centro. Espirando, sciogliamo le mani, avviciniamo i piedi e i glutei, premiamo le mani al pavimento davanti a noi e ci sistemiamo con le mani a piombo sotto le spalle, il dito indice parallelo al lato lungo del tappetino. Espirando, portiamo il sacro verso il basso e lasciamo che la parte bassa della schiena si arrotondi e che poi si arrotondi tutta la schiena. Rilassiamo il collo. Inspiriamo e portiamo il sacro verso l'alto, lasciamo che la parte bassa della schiena si inarchi e che poi si inarchi tutta la schiena. Attenzione a quello che avviene dietro il collo, non creiamo pieghe dietro il collo. Espirando sacro verso il basso, la schiena si arrotonda e stiamo allungando tutto il retro del torso. Inspirando sacro verso l'alto, la schiena si inarca e stiamo allungando tutto il fronte del torso. Espirando sacro verso il basso, la schiena si arrotonda,
Rilassiamo il collo, rimaniamo così, respiriamo nella posizione, stiamo allungando tutto il retro del torso e poi espirando con le mani spingiamo il tappetino lontano da noi, ci sediamo sui talloni, appoggiamo la fronte al pavimento. La schiena è rimasta come eravamo prima. Il retro del torso si allunga. Adesso allontaniamo le mani il più possibile da noi e poi premiamo le mani al pavimento. Come priorità, le mani premono uniformemente al suolo. L'interno, come l'esterno delle mani, preme. Premiamo le mani, allontaniamo gli avambracci dal suolo. Premiamo le mani, allontaniamo gli avambracci dal suolo e avvolgiamo l'interno delle braccia verso l'alto, serriamo l'esterno delle braccia verso il centro. Si creerà spazio attorno al collo, è quello che vogliamo. Continuiamo a premere l'interno della mano al pavimento, non perdiamo quella pressione. Ora, inspirando, rifacciamo perno sulle ginocchia e torniamo con le spalle sopra i polsi. Poi rovesciamo i piedi e rispingiamo il tappetino lontano da noi. Questa volta portiamo le orecchie tra le braccia. Dirigiamo la sommità del capo verso i pollici. Riattiviamo le braccia come abbiamo visto prima, con le mani che premono in modo uniforme al suolo, creiamo spazio attorno al collo. Con la prossima inspirazione solleviamo il sacro e lasciamo che le ginocchia si stacchino dal suolo, teniamo le ginocchia generosamente piegate, i talloni generosamente sollevati. Attiviamo le braccia come prima, vogliamo che le braccia siano la prosecuzione dei lati della schiena. Alla prossima espirazione spingiamo le cosce verso il muro dietro di noi, ci fermiamo prima di stenderle completamente se la schiena si arrotonda. Le mani spingono il tappetino lontano da noi, le cosce, se abbiamo le gambe tese oppure la piega tra le cosce e il bacino spinge lontano dalle mani. Se state lavorando con le gambe tese, lasciate pure che l'esterno dei talloni coli verso il pavimento. Comunque siano le vostre gambe, rilassate il collo ora e guardate verso i piedi. Volete i piedi larghi quanto il bacino, tra un piede e l'altro ci sarà lo spazio di due dei vostri pugni. Ruotate l'interno delle cosce verso il muro dietro di voi, in modo che secondo dito e centro del tallone siano allineati, e in modo che secondo dito e centro del ginocchio siano allineati. Tutti solleviamo i talloni e inspirando portiamo le spalle sopra i polsi. Spingiamo i talloni lontano e il sacro in direzione dei talloni. Spingiamo lo sterno verso il muro oltre la nostra testa, la sommità del capo verso il muro oltre la nostra testa. Le spalle invece spingono verso i talloni. Risucchiamo la parte bassa dell'addome verso la colonna. Ruotiamo l'interno delle cosce verso l'alto. Ora teniamo i gomiti sopra i polsi e attiviamo anche un gomito verso l'alto. Andiamo avanti e avanti con la testa e poi scendiamo con le spalle di qualche centimetro. Inspiriamo, torniamo con le spalle sopra i gomiti. Ed espirando, spingiamo il tappetino lontano da noi. Torniamo con le braccia che sono la prosecuzione della schiena. Inspiriamo, solleviamo i talloni e portiamo le spalle sopra i polsi. I gomiti restano lì. Andiamo avanti con la testa. Espirando, scendiamo di qualche centimetro o comunque non andiamo oltre l'altezza dei gomiti. Inspiriamo. Torniamo con le spalle sopra i gomiti e espirando, spingiamo il tappetino lontano da noi. Inspiriamo, solleviamo i talloni, spalle sopra. Polsi, andiamo avanti con la testa, continuiamo a guardare verso il pavimento, oltre il fronte del tappetino, mentre scendiamo e questa volta andiamo giù con l'addome torace insieme. Ok, ora rovesciamo i piedi, mettiamo le mani sotto i gomiti, prendiamo la base del quinto dito al pavimento e attiviamo le gambe tanto. Le gambe sono tese e le ginocchia sono staccate dal suolo. Ruotiamo l'interno delle cosce verso l'alto. E serriamo i gomiti verso il centro. Inspirando, allontaniamo lo sterno dall'ombelico col retro del collo lungo. Espirando, torniamo giù. Inspirando di nuovo, allontaniamo lo sterno dall'ombelico. Arriviamo con le spalle più o meno all'altezza dei gomiti e con le mani tiriamo il tappetino verso i nostri piedi. I piedi sono ancorati al suolo. Espirando, scendiamo. Ora intrecciamo le dita delle mani dietro la schiena e stendiamo i gomiti. I piedi restano lì. Ancorati. Inspirando, allontaniamo lo sterno dall'ombelico e se si è creato un solco tra le scapole, riallontaniamo le spalle. Attenzione anche a quello che avviene al retro del collo perché è lungo. Se continuano ad essere lontane le spalle una dall'altra, uniamo pure i palmi delle mani. Respiriamo nella posizione.
Ed espirando, scendiamo, riposizioniamo le mani sotto i gomiti. Inspirando, allontaniamo lo sterno dall'ombelico e le mani tirano verso il retro del tappetino. Attiviamo un gomito verso l'alto. L'interno delle cosce ruota verso l'alto, il fronte delle cosce spinge verso il retro delle cosce. Teniamo le gambe attive in quel modo, teniamo i gomiti attivi uno verso l'altro e il retro del collo lungo. E alla prossima ispirazione stendiamo i gomiti, continuiamo ad allontanare lo sterno dall'ombelico. Non allontaniamo il mento dalla gola, stiamo guardando verso il soffitto, accade perché è lo sterno che guarda verso l'alto. Espirando facciamo perno sulle ginocchia o sulle dita dei piedi e rispingiamo il tappetino lontano da noi. Le braccia sono di nuovo la prosecuzione della schiena. Ora camminiamo con le mani verso i piedi fin quando i talloni saranno appoggiati al pavimento. Pieghiamo pure le ginocchia, prendiamo i gomiti e rilassiamo il collo. Piedi larghi quanto il bacino e centro del tallone e secondo dito allineati. Risucchiamo la parte bassa dell'addome e lasciamo che la schiena scivoli a cascata verso il basso. Questa è la cosa che ci importa adesso. Serriamo l'esterno delle gambe verso il centro. Attiviamo le rotule e le cosce verso l'alto per stendere un po' di più oppure completamente le gambe. Ma l'importante in questo momento non è come sono le gambe, ma che la schiena possa veramente scivolare verso il basso. Anche se stiamo allungando il retro delle gambe, manteniamo un'attività sul retro delle gambe. Il retro delle gambe lo vogliamo allungare, ma lo vogliamo anche rafforzare. Quindi fronte delle gambe attivo, se avete le gambe tese, rotule e cosce verso l'alto. Ma il retro delle gambe spinge verso il fronte delle gambe. Mettiamo le mani sulle tibie. Inspirando allontaniamo lo sterno dall'ombelico col retro al collo lungo. Espirando non facciamo niente, solo mettiamo le mani ai fianchi. Premiamo i piedi al pavimento, serriamo l'esterno delle gambe verso il centro e inspirando ruotando il bacino torniamo su. Andiamo in cima al tappetino. I piedi puntano davanti, centro del tallone e secondo dito sono allineati. Apriamo il palmo delle mani in avanti. Inspirando gomiti su tesi e mentre solleviamo le braccia lasciamo che i lati della gabbia toracica vadano verso l'alto. Uniamo i lati dei mignoli con i gomiti tesi e poi tutto il palmo, sguardo ai pollici. Espirando ruotiamo il bacino e appoggiamo tutto il palmo delle mani al pavimento piegando le ginocchia a quanto serve. Se ci serve, quello che ci interessa è allungare tutto il retro del torso. Inspirando allontaniamo lo sterno dall'ombelico. Retro del collo lungo, qui vogliamo allungare il fronte del torso, mettiamo le mani sulle tibie se ci serve. Espirando premiamo le mani al pavimento, andiamo indietro col piede destro e poi col sinistro. Tavola. Andiamo avanti, avanti con la testa e giù con addome e torace insieme. Giriamo i piedi, attiviamo le gambe, l'esterno delle gambe serra verso il centro. Inspirando allontaniamo lo sterno dall'ombelico mentre le cosce spingono verso il soffitto. Espirando spingiamo il tappetino lontano da noi e di nuovo le braccia sono la prosecuzione della schiena. Con le mani spingiamo il tappetino lontano, spingiamo le cosce oppure la piega tra le cosce, il bacino e il bacino lontano dalle mani. Continuiamo ad ancorare l'interno delle mani al pavimento, a ruotare l'interno delle braccia verso l'alto e a serrare l'esterno delle braccia verso il centro. Solleviamo i talloni, pieghiamo le ginocchia e guardiamo in direzione delle mani. Inspirando, torniamo alle mani col piede destro e poi col piede sinistro. Finiamo di inspirare allontanando lo sterno dall'ombelico col retro del collo lungo. Espirando, palmo giù e collo rilassato. Inspirando, premiamo i piedi al suolo, apriamo il palmo delle mani in avanti e torniamo su. Con i gomiti tesi uniamo prima il lato dei mignoli e poi tutto il palmo, sguardo ai pollici. Espirando, braccia giù. Premiamo i piedi al pavimento, lasciamo che il sacro cuoni verso il suolo. Inspirando, solleviamo le braccia, ma la parte frontale delle costole lasciamo che vada verso il basso. Va verso le creste iliache, uniamo i lati dei mignoli e poi tutto il palmo. Espirando, apriamo le braccia, ruotiamo il bacino, tutto il palmo giù, rilassiamo il collo e guardiamo il naso, qui vogliamo allungare il retro del torso. Inspirando, allontaniamo lo sterno dall'ombelico col retro del collo lungo, qui vogliamo allungare anche il fronte del torso. Espirando, premiamo le mani al pavimento, andiamo indietro col sinistro e poi col destro. Tavola. Parte bassa dell'addome attiva, una sola linea dalle spalle e talloni, andiamo avanti con la testa e poi giù con addome e torace insieme. Rovesciamo i piedi e attiviamo le gambe.
Inspirando, allontaniamo lo sterno dall'ombelico mentre l'interno delle cosce ruota verso l'alto. E espirando, spingiamo il tappetino lontano da noi. Ok. Attiviamo le mani e le braccia. Assicuriamoci che ci sia l'allineamento secondo dito e centro del ginocchio e serriamo l'esterno delle gambe verso il centro. Respiriamo nella posizione. Solleviamo i talloni, pieghiamo le ginocchia e guardiamo in direzione delle mani. Inspirando, torniamo verso le mani col piede sinistro e poi col piede destro. Finiamo di inspirare allontanando lo sterno dall'ombelico. Ricordate che potete mettere le mani dove vi serve. Espirando, palmo giù e collo rilassato, stiamo allungando tutto il retro del torso, scivola a cascata verso il basso, la schiena. Premiamo i piedi al pavimento, apriamo il palmo delle mani in avanti, inspirando, torniamo su, ruotando il bacino. Uniamo i lati dei mignoli con i gomiti tesi e poi tutto il palmo. Inspirando, braccia giù e sguardo al naso. Inspirando, questa volta i gomiti passano da davanti, solleviamo le braccia e agganciamo i pollici. Di nuovo, inspiriamo e allontaniamo la gabbia toracica dal bacino. Stiamo per andare verso destra. Per andare verso destra, spingeremo il lato destro, la zona tra la gabbia toracica e il bacino, verso il lato sinistro. Ed espirando, andiamo verso destra. Per tornare su, lo faremo durante un'ispirazione, spingendo il lato sinistro verso il lato destro. Ed inspirando, torniamo su. Ora cambiamo l'incrocio dei pollici. E di nuovo inspiriamo, rinnoviamo i lati della gabbia toracica si allontanano dal bacino. Espirando andiamo verso sinistra, spingendo il lato sinistro verso il lato destro. Inspirando, torniamo su, spingendo il lato destro verso il lato sinistro. Ed espirando, apriamo le braccia, ruotiamo il bacino, tutto il palmo al pavimento, collo rilassato, sguardo al naso, piegate le ginocchia quanto serve, se serve. Inspirando, allontaniamo lo sterno dall'ombelico con il collo lungo, mani sollevate lungo le tibie quanto serve, se serve. Premiamo le mani al pavimento, andiamo indietro col destro e poi col sinistro. Tavola, andiamo avanti con la testa e poi giù con l'addome torace insieme, giriamo i piedi. Attiviamo le gambe, con le mani tiriamo il tappetino verso il retro del tappetino, attiviamo i gomiti uno verso l'altro e inspirando stendiamo i gomiti col fronte delle cosce che spinge verso il soffitto e lo sterno che si allontana dall'ombelico. Espirando, facciamo perno sulle ginocchia oppure sulle dita dei piedi e spingiamo il tappetino lontano da noi. Inspirando, solleviamo i talloni. Espirando, camminiamo col piede destro tra le mani. Ruotiamo il piede sinistro e allineiamo tallone destro e arco del piede sinistro. Mettiamo la mano destra a coppa e solleviamo il braccio sinistro. Premiamo l'esterno del piede sinistro al suolo e teniamo la gamba sinistra tesa. Teniamo il ginocchio destro sopra la caviglia e spingiamo il fianco destro verso il tallone sinistro. Inspirando, premiamo i due piedi al pavimento e andiamo su. Dall'ombelico in su ruotiamo per avere le due spalle parallele al lato lungo del tappetino. Ruotiamo il capo in modo da guardare nella stessa direzione in cui guarda lo sterno. Inspirando, solleviamo le braccia e agganciamo i pollici. Espiriamo. Inspiriamo, allontaniamo la gabbia toracica dal bacino ed espirando spingiamo il lato sinistro verso il lato destro per andare verso sinistra. Poi avvolgiamo il tricipite destro in avanti. Sciogliamo la mano sinistra e la mettiamo in direzione del fianco destro e se la mano arriva all'interno della coscia destra, l'agganciamo con le dita delle mani e tiriamo l'interno della coscia destra verso l'alto. Ok, e da qua, dall'ombelico in su, ruotiamo. Dal lato sinistro delle costole vuole andare verso l'alto. Ok. Per tornare su, spingiamo il lato destro verso il lato sinistro. Inspiriamo e torniamo. Braccio parallelo al suolo, stendiamo la gamba destra. Espiriamo. Inspirando, ci allunghiamo sopra la gamba destra, mentre risucchiamo il fianco destro verso il retro del tappetino. Teniamo il lato destro lungo. E spostiamo le dita della mano destra a contatto con la gamba destra. Dall'ombelico in su stiamo ruotando per avere una spalla sopra l'altra e le due spalle sopra la gamba destra. Guardiamo verso il soffitto. Espirando, torniamo a guardare verso il basso, guardiamo il piede destro e pieghiamo il ginocchio destro sopra la caviglia.
Inspirando, torniamo con le braccia parallele al pavimento. Inspirando, solleviamo il braccio sinistro verso l'alto e portiamo, espirando, tutte e due le mani ai lati del piede destro. Inspirando, camminiamo indietro col piede destro. Espirando, tavola. Andiamo avanti con la testa, andiamo giù con l'addometto torace insieme, giriamo i piedi. Inspiriamo, allontaniamo lo sterno dall'ombelico. Espirando, torniamo a spingere con le mani il tappetino lontano da noi. Inspiriamo, solleviamo i talloni. Espiriamo, piede destro tra le mani. Ruotiamo il piede sinistro, allineiamo il tallone. Ruotiamo il piede destro, pardon. E allineiamo il tallone sinistro con l'arco del piede destro. Mettiamo la mano sinistra a coppa. Premiamo l'esterno del piede destro e teniamo la gamba destra tesa. Teniamo il ginocchio sinistro sopra la caviglia e spingiamo il fianco sinistro verso il tallone destro. Il braccio destro verso l'alto. Ora, inspirando, premiamo i due piedi al pavimento e torniamo su. Dall'ombelico in su, ruotiamo per avere le due spalle parallele al lato lungo del tappetino. Poi ruotiamo il capo in modo da guardare nella stessa direzione dello sterno. Inspirando, solleviamo le braccia, agganciamo i pollici e poi cambiamo incrocio, facciamo quello controintuitivo. Inspiriamo e rinnoviamo. La gabbia toracica si allontana dal bacino. Inspirando, spingiamo il lato destro verso il lato sinistro per andare verso destra. Sciogliamo e ruotiamo il tricipite sinistro verso il muro davanti a noi e poi verso il basso. Spostiamo la mano destra in direzione del fianco sinistro e se la mano arriva all'interno della coscia sinistra, tiriamo la pelle della coscia sinistra verso l'alto. Dall'ombelico in su ruotiamo. È il lato destro della gabbia toracica che ruota verso l'alto. Per tornare su, spingiamo il lato sinistro verso il lato destro. Inspiriamo. Ok, stendiamo la gamba, solleviamo, portiamo il braccio parallelo al pavimento. Con la prossima inspirazione ancoriamo l'interno del piede sinistro e l'esterno del piede destro mentre ci allunghiamo sulla gamba sinistra. Teniamo il lato sinistro lungo, questa volta vogliamo i due lati della schiena lunghi uguali. Dita della mano sinistra a contatto con la gamba sinistra. Dall'ombelico in su ruotiamo per avere una spalla sopra l'altra e le due spalle sopra la gamba sinistra. Guardiamo verso il soffitto. Ok. Ora espirando guardiamo il piede sinistro e pieghiamo il ginocchio sinistro. Inspirando torniamo con le braccia parallele al pavimento. Alla prossima ispirazione solleviamo il braccio destro ed espirando portiamo le due mani ai lati del piede sinistro. Inspirando camminiamo indietro col piede sinistro. Espirando tavola e andiamo giù con addometto torace insieme. Giriamo i piedi. Inspiriamo, allontaniamo lo sterno dall'ombelico. Ed espirando torniamo a spingere il tappetino lontano da noi. Solleviamo le ginocchia. Solleviamo i talloni, pieghiamo le ginocchia, guardiamo in direzione delle mani. Inspirando torniamo verso le mani col piede destro e poi col piede sinistro. Finiamo di inspirare allontanando lo sterno dall'ombelico col retro del collo lungo. Espirando palmo giù, il retro del torso si riversa verso il basso. Pieghiamo le ginocchia, teniamo le ginocchia premute e piegate e accertiamoci di avere i piedi a contatto tra loro. Inspirando i gomiti passano da davanti, i gomiti sono tesi e i tricipiti avvolgono in avanti. Ok, le ginocchia premono una contro l'altra e i lati dei fianchi vogliono serrare verso il centro. Mandiamo il sacro un po' più verso il retro delle ginocchia e mandiamo lo sterno un po' più verso il soffitto. Espirando ruotiamo il bacino e di nuovo palmo al suolo e il retro del torso che scivola verso il basso. Inspirando allontaniamo lo sterno dall'ombelico col retro del collo lungo. Espiriamo, premiamo le mani al suolo, andiamo indietro solo col piede sinistro. Guardiamo il piede sinistro. Vogliamo che i piedi siano larghi quanto il bacino. Ok, ora pieghiamo il ginocchio sinistro, premiamo il tallone destro, attiviamo le basi delle due cosce una verso l'altra. E inspirando torniamo su. Vogliamo che il sacro coli verso il pavimento. Lasciamo la gamba dietro piegata o comunque la stendiamo fino a quanto c'è possibile senza stenderla, senza rovesciare il bacino in avanti. Poi inspirando gomiti su tesi. Uniamo i lati dei mignoli e poi tutto il palmo. Espirando pollice allo sterno. Inspiriamo, rinnoviamo, la gabbia toracica si allontana dal bacino.
Espiriamo, avvolgiamo il lato sinistro della gabbia toracica, in avanti, il lato destro indietro. E poi allunghiamo le braccia e guardiamo oltre la mano destra. Le basi delle due cosce vogliono continuare ad avvicinarsi. Stiamo lasciando che il bacino resti parallelo al lato corto del tappetino in questo modo. Anche l'esterno delle gambe sarà verso il centro. Ok, ora palmo della mano sinistra verso l'alto. Inspirando ci allunghiamo verso il muro oltre la nostra testa e stendiamo la gamba sinistra. Espirando appoggiamo la mano sinistra al pavimento e guardiamo il palmo della mano destra. Continuiamo ad attivare le basi delle due cosce, l'interno delle cosce, una verso l'altra, e a serrare l'esterno delle gambe verso il centro. Espirando mano destra al pavimento. Inspirando premiamo il tallone destro al suolo e camminiamo avanti col piede sinistro. Finiamo di inspirare allontanando lo sterno dall'ombelico con il retro del collo lungo. Espirando palmo giù, il collo è rilassato. Inspirando, piedi a contatto tra loro, ginocchia premute e piegate, gomiti sottesi, larghi quanto le spalle e tricipiti che cavalgono in avanti. Di nuovo le ginocchia premono, flettiamo le dita dei piedi se sentiamo che il peso non è soprattutto sui talloni. Il sacro vuole andare verso il retro delle ginocchia, lo sterno si allontana dall'ombelico. Ok. Ed espirando, mani al pavimento, collo rilassato e sguardo al naso. Inspirando, allontaniamo lo sterno dall'ombelico. Espirando, premiamo le mani al suolo, andiamo indietro solo col piede destro. Guardiamo i due piedi, li vogliamo larghi quanto le spalle. Pieghiamo il ginocchio destro, attiviamo le basi delle due cosce una verso l'altra, mettiamo le mani fianche e torniamo su. Vogliamo che il sacro coli verso il basso. Attiviamo la parte bassa dell'addome e stendiamo la gamba dietro quanto ci è possibile senza che il bacino si riversi in avanti. Una volta che abbiamo scelto la posizione della gamba dietro, stabilizziamo la posizione del bacino attivando le basi delle cosce una verso l'altra, l'interno delle cosce alla base e l'esterno delle gambe verso il centro. Ora, inspirando, gomiti su, uniamo i lati dei mignoli e poi tutto il palmo. Ed espirando, pollice allo sterno. Inspiriamo e la gabbia toracica si allontana dal bacino. Espirando, avvolgiamo il lato destro della gabbia toracica in avanti, il lato sinistro indietro. E poi allunghiamo le braccia e guardiamo oltre la mano sinistra. Palmo della mano destra verso l'alto. Inspirando, ci allunghiamo verso il muro della nostra testa. Estendiamo la gamba destra. E poi appoggiamo la mano destra al pavimento e guardiamo il palmo della mano sinistra. Le basi delle due cosce si vuole avvicinare. L'esterno delle gambe sarà verso il centro. Anche questa è una torsione e vogliamo che avvenga dall'ombelico in su. Il bacino lo lasciamo in posizione neutra. Ed espirando, mano sinistra al pavimento. Premiamo il tallone sinistro. Inspirando avanti col piede destro. Finiamo di inspirare allontanando lo sterno dall'ombelico. Espirando, palmo giù e collo rilassato. Ginocchia premute e piegate, piedi a contatto tra loro. Inspiriamo, gomiti sottesi, quindi tricipiti che avvolgono in avanti. Ed espirando, mani al pavimento, collo rilassato, sguardo al naso. Inspirando, allontaniamo lo sterno dall'ombelico. Espirando, premiamo le mani al suolo, andiamo indietro col piede sinistro e poi col destro. Tavola. Andiamo avanti con la testa e poi giù con l'addome torace insieme. Giriamo i piedi. Attiviamo le gambe, inspirando allontaniamo lo sterno dall'ombelico, col retro del collo lungo. Ok, se guardiamo verso il soffitto è perché lo sterno guarda verso il soffitto. Espirando, spingiamo il tappetino lontano da noi. Uniamo i piedi, inspiriamo spalle sopra i polsi. Espiriamo. Inspiriamo, solleviamo la gamba destra. Le basi delle due cosce si vogliono avvicinare qua. Espirando, ginocchio destro verso la gamba sinistra. Poi allunghiamo la gamba destra e l'esterno del piede destro premerà al suolo. Ruotiamo il piede sinistro, appoggiamo la pianta del piede sinistro e solleviamo il braccio sinistro. E qui lavoriamo per tenere i due lati della schiena lunghi uguali. Respiriamo nella posizione ed espirando, mano sinistra giù, poi ginocchio verso il torace e poi piede destro appena dietro al pollice destro. Ruotiamo il tallone sinistro, allineiamo tallone-tallone. Mettiamo le mani a coppa. Premiamo l'esterno del piede sinistro al suolo. Mettiamo il ginocchio destro sopra il tallone destro
e mandiamo il fianco destro verso il tallone sinistro. Inspiriamo, torniamo su. Vogliamo che il sacro coli verso il pavimento. Ora solleviamo le braccia e dall'ombelico in su ruotiamo in modo da avere le due spalle parallele al lato corto del tappetino. La parte bassa della schiena resta così, ma mandiamo lo sterno verso l'alto. E se accade che stiamo guardando verso il soffitto, allora con i gomiti tesi uniamo i lati dei mignoli poi tutto il palmo. Espirando apriamo le braccia, ruotiamo il bacino, tutto il palmo delle mani al pavimento. Camminiamo indietro col piede destro, tavola, e giù con l'addome torace insieme. Giriamo i piedi. Inspiriamo, apriamo il torace. Espirando, spingiamo il tappetino lontano da noi. Uniamo i piedi. Inspiriamo, tavola. Espiriamo, ginocchio sinistro verso il gomito destro. Poi allunghiamo la gamba a sinistra e premiamo l'esterno del piede sinistro al suolo. Il sinistro è flesso. Ruotiamo il piede destro, appoggiamo la pianta del piede destro al pavimento e solleviamo il braccio destro. E qui lavoriamo per avere i due lati della schiena lunghi uguali. Ed espirando, mano destra giù. Poi ripieghiamo il ginocchio e lo portiamo verso il torace. E poi piede sinistro appena dietro al pollice sinistro. Ruotiamo il piede destro, allineiamo il tallone destro con il tallone sinistro. Mettiamo le mani a coppa. Premiamo l'esterno del piede destro al suolo. Teniamo la gamba destra tesa. Mandiamo il fianco sinistro verso il tallone destro. Inspirando, torniamo su. Il sacro cola verso il pavimento. Le braccia sono verso l'alto. Avvolgiamo il lato destro della gabbia toracica in modo da avere le due spalle parallele al lato corto del tappetino. La parte bassa della schiena resta così, ma mandiamo lo sterno verso l'alto e con i gomiti tesi uniamo i lati dei mignoli e poi tutto il palmo. Ed espirando apriamo le braccia, ruotiamo il bacino, tutto il palmo giù. Camminiamo indietro col piede sinistro ed espirando tavola e andiamo giù con l'addome torace insieme. Giriamo i piedi. Inspiriamo, allontaniamo lo sterno dall'ombelico ed espirando cane che guarda verso il basso. Solleviamo i talloni, pieghiamo le ginocchia e guardiamo in direzione delle mani. Inspirando torniamo verso le mani col piede sinistro e poi col piede destro. Finiamo di inspirare allontanando lo sterno dall'ombelico. Espirando palmo giù, collo rilassato. Ginocchia premute e piegate. Inspirando gomiti su tesi con l'esterno delle braccia che avvolge qualcosa in avanti. Ed espirando direttamente palmo al suolo e collo rilassato. Inspirando allontaniamo lo sterno dall'ombelico. Espirando premiamo le mani al pavimento, andiamo indietro col destro e poi col sinistro. Tavola. Andiamo avanti con la testa e giù con l'addome torace insieme. Giriamo i piedi. Gomiti che si attivano uno verso l'altro e poi stendiamo i gomiti mentre spingiamo le cosce verso l'alto e allontaniamo lo sterno dall'ombelico. Espirando risucchiamo la parte bassa dell'addome verso la colonna in questa transizione. Solleviamo i talloni e camminiamo col piede destro appena dietro al pollice destro. Ruotiamo il piede sinistro e lo appoggiamo. Mettiamo le mani a coppa e allineiamo le spalle col lato corto del tappetino. Prima di salire premiamo il tallone destro e l'esterno del piede sinistro. Apriamo il palmo delle mani in avanti. Inspiriamo, gomiti stesi, uniamo i lati dei mignoli e poi tutto il palmo. Ed espirando apriamo le braccia, ruotiamo il bacino, tutto il palmo giù. Camminiamo indietro. Tavola, andiamo avanti con la testa e giù con addome torace insieme, giriamo i piedi. Inspiriamo, allontaniamo lo sterno dall'ombelico mentre le cosce spingono verso il soffitto e l'interno delle cosce ruota verso l'alto. Espirando, risucchiamo la parte bassa dell'addome in questa transizione e spingiamo il tappetino lontano da noi. Solleviamo i talloni e camminiamo col piede sinistro appena dietro al pollice sinistro. Ruotiamo il tallone destro e lo appoggiamo, mettiamo le mani a coppa. Ginocchio sinistro sopra la caviglia. L'esterno del piede destro preme al suolo, la gamba destra è tesa. Mandiamo il fianco sinistro verso il tallone destro. Allineiamo le spalle col lato corto del tappetino. Apriamo il palmo delle mani in avanti. Inspirando, gomiti su. Uniamo i lati dei mignoli con i gomiti tesi e poi tutto il palmo. Ed espirando, apriamo le braccia, ruotiamo il bacino. Riappoggiamo le mani dove le abbiamo raccolte, quindi il pollice sinistro davanti al piede sinistro. Camminiamo indietro col piede sinistro. Tavola,
e giù con l'addome torace insieme. Giriamo i piedi. Inspiriamo, allontaniamo lo sterno dell'ombelico, l'esterno delle gambe sarà verso il centro, l'interno delle cosce ruota verso l'alto. Ed espirando, risucchiamo la parte bassa dell'addome in questa transizione e spingiamo il tappetino lontano da noi. Solleviamo i talloni, pieghiamo le ginocchia, guardiamo in direzione delle mani. Inspirando, torniamo alle mani col piede destro, premiamo il tallone destro e poi col piede sinistro. Finiamo di inspirare allontanando lo sterno dall'ombelico col retro del collo lungo. Espirando, palmo giù e collo rilassato. Cioè, assicuriamoci di avere i piedi a contatto tra loro, pieghiamo le ginocchia, ginocchia premute e piegate. Inspiriamo, gomiti su, tesi, larghi quanto le spalle, con l'esterno delle braccia che avvolge qualcosa in avanti. Le ginocchia premono, i fianchi vogliono serrare uno verso l'altro. Dall'ombelico in su, ok, ci attiviamo, lo sterno vuole andare verso l'alto. E uniamo i lati dei mignoli e poi tutto il palmo. Ed espirando apriamo le braccia, arricciamo il bacino, palmo al suolo, collo rilassato e sguardo al naso. Inspirando allontaniamo lo sterno dall'ombelico, col retro del collo lungo. Espirando premiamo le mani al suolo e andiamo indietro col sinistro e poi col destro. Tavola. E giù con addome torace insieme. Giriamo i piedi. Inspiriamo, premiamo la base del quinto dito al pavimento mentre ruotiamo l'interno delle cosce verso l'alto. Espirando, torniamo a spingere il tappetino lontano da noi. Ora ruotiamo il tallone sinistro verso il centro del tappetino e camminiamo col piede destro appena dietro al pollice destro. Allineiamo le spalle, apriamo il palmo delle mani in avanti, inspiriamo, uniamo i lati dei mignoli e poi tutto il palmo. Espiriamo, apriamo le braccia, ruotiamo il bacino, tutto il palmo giù. Camminiamo indietro col piede destro, tavola, e giù con la gamba torace insieme. Giriamo i piedi. Inspiriamo, allontaniamo lo sterno dall'ombelico. Espiriamo, spingiamo il tappetino lontano da noi. Ruotiamo il tallone destro verso il centro del tappetino. Camminiamo col piede sinistro, appena dietro al pollice sinistro. Ok, allineiamo le spalle col lato corto del tappetino. Ed inspirando, braccia su, uniamo i lati dei mignoli e poi tutto il palmo. Ed espirando, mani dove le abbiamo raccolte, camminiamo indietro. Tavola, e giù, con l'addome torace insieme, i gomiti sempre vicino al corpo. Inspirando, allontaniamo lo sterno dall'ombelico, l'interno delle cosce ruota verso l'alto. Espirando, spingiamo il tappetino lontano da noi. E poi camminiamo con le mani verso i piedi, fino a quando i talloni si saranno appoggiati. Pieghiamo le ginocchia quanto serve, se ci serve. Vogliamo far scivolare tutto il palmo delle mani sotto le piante dei piedi. E vogliamo che le dita dei piedi possano toccare i polsi. Inspirando, allontaniamo lo sterno dall'ombelico. Espirando, pieghiamo i gomiti verso l'esterno. Allontaniamo le spalle dalle orecchie e rilassiamo il collo. Centro del tallone, secondo dito allineati. Centro del ginocchio, secondo dito allineati. Ora stiamo lasciando che il retro del torso si allunghi. Aggiungiamo un po' di lunghezza anche a fronte del torso. Attiviamo la zona tra le scapole verso lo sterno. E se si è riattivato il collo, lo rilassiamo. Inspiriamo, stendiamo i gomiti, allontaniamo lo sterno dall'ombelico. Espirando, sciogliamo le mani e mettiamo le mani ai fianchi. Serriamo l'esterno delle gambe verso il centro ed inspirando, torniamo su mentre premiamo i piedi al pavimento. Andiamo in cima al tappetino. Mettiamo le mani ai fianchi. Attiviamo la gamba destra in avanti. Risucchiamo la coscia destra verso il bacino. Poi pieghiamo il ginocchio e prendiamo il ginocchio. Oppure prendiamo l'alluce e allontaniamo il tallone da noi. Non importa quale versione sia. L'importante è che il bacino resti parallelo al pavimento e al lato corto del tappetino. Per questo andiamo con l'attenzione alla base delle due cosce, all'interno delle cosce, e le attiviamo una verso l'altra. Qualsiasi sia la versione, cambiamo mano. Prendiamo l'interno del ginocchio oppure prendiamo l'esterno del piede se stiamo lavorando con l'alluce in mano. Ok, dall'ombelico in su ruotiamo, guardiamo oltre la mano destra. E poi espirando torniamo, intrecciamo le dita delle mani dietro la coscia destra
Tiriamo la pelle della coscia verso il bacino, ancoriamo la coscia al bacino. Poi allunghiamo la gamba, allunghiamo il collo del piede e flettiamo le dita dei piedi come il piede di Barbie. Ok, risucchiamo la coscia destra verso di noi, mani ai fianchi, e poi inspirando gamba su ed espirando gamba giù. Facciamo un lungo passo indietro col piede sinistro. Ci immaginiamo una linea che percorre il tappetino, il centro del tappetino per il lungo. Piede destro a destra, piede sinistro a sinistra della linea. Dirigiamo le dita del piede sinistro verso il fronte del tappetino, abbastanza da avere facilmente i fianchi paralleli al lato corto del tappetino. Mettiamo la mano destra dietro il sacro. Attiviamo le basi delle due cosce una verso l'altra. Premiamo l'interno del piede destro e l'esterno del piede sinistro. Inspirando solleviamo il braccio sinistro ed espirando avvolgiamo il lato sinistro della gabbia toracica in avanti e poi ruotiamo il bacino in avanti e mettiamo la mano sinistra sulla tibia destra oppure al pavimento, anche a coppa. Avvolgiamo il lato sinistro della gabbia toracica verso il pavimento qua e il lato destro verso l'alto. Le basi delle due cosce si vogliono avvicinare. Il lato destro della schiena è lunghissimo. Ok. Ed espirando sciogliamo la torsione, premiamo le mani al pavimento, inspirando indietro col piede destro, espirando tavola, e giù con l'addome torace insieme, giriamo i piedi, inspiriamo, allontaniamo lo sterno dall'ombelico, espirando facciamo perno sulle ginocchia o sulle dita dei piedi. Ok, solleviamo i talloni, pieghiamo le ginocchia, guardiamo in direzione delle mani. Inspirando, torniamo alle mani col piede destro e poi col piede sinistro. Finiamo di inspirare allontanando lo sterno dall'ombelico col retro del collo lungo. Espirando, palmo giù e collo rilassato. Ginocchia premute e piegate. Inspirando, gomiti su tesi. Ed espirando, braccia lungo il corpo. Ok, mettiamo le mani ai fianchi. Attiviamo la gamba a sinistra. Risucchiamo la coscia a sinistra verso il bacino e attiviamo le basi delle due cosce una verso l'altra. Poi pieghiamo il ginocchio, prendiamo il ginocchio oppure prendiamo l'apice. Le basi delle due cosce vogliono continuare ad avvicinarsi. I fianchi sono paralleli al lato corto del tappetino e al pavimento. Cambiamo presa. E dall'ombelico in su ruotiamo e allunghiamo il braccio sinistro verso il retro del tappetino. Guardiamo in direzione della mano sinistra. E torniamo, intrecciamo le dita delle mani dietro la coscia e tiriamo la pelle della coscia verso il bacino, ancoriamo la coscia al bacino. Poi allunghiamo la gamba, allunghiamo il collo del piede e flettiamo le dita dei piedi. Risucchiamo la coscia sinistra verso il bacino, mani ai fianchi. E poi inspirando saliamo di un centimetro ed espirando scendiamo. Facciamo un lungo passo indietro col piede destro. Ci immaginiamo una lunga linea che attraversa il centro del tappetino. E ruotiamo le dita del piede destro verso il fronte del tappetino abbastanza da poter avere i fianchi paralleli al lato corto del tappetino. Prima di tutto, attiviamo le basi delle due cosce una verso l'altra. Ancoriamo l'interno del piede sinistro e l'esterno del piede destro. Mano sinistra, palmo sul sacro. Inspirando gomito destro su. Attiviamo le basi delle due cosce una verso l'altra. Allora, avvolgiamo il lato destro della gabbia toracica in avanti. Ed espiriamo. Ruotiamo il bacino. Mettiamo la mano al pavimento, il palmo oppure a coppa oppure sopra la tibia sinistra. E continuiamo ad avvolgere il lato destro della gabbia toracica verso il basso e il lato sinistro verso l'alto. Le basi delle due cosce vogliono continuare ad avvicinarsi. Ed espirando sciogliamo la torsione, premiamo le mani al pavimento, inspirando indietro col piede sinistro, espirando tavola, andiamo avanti con la testa e poi giù con addome e torace insieme. Giriamo i piedi, inspiriamo, allontaniamo lo sterno dall'ombelico, espirando spingiamo il tappetino lontano da noi con le mani. Inspiriamo, solleviamo i talloni. Espiriamo, camminiamo col piede destro appena dietro al pollice destro. Mettiamo le mani a coppa, piedi larghi quanto il bacino. Teniamo il ginocchio destro sopra la caviglia. Mandiamo il fianco destro verso il tallone sinistro. Andiamo con l'attenzione alla zona tra le scapole.
La spingiamo verso lo sterno fino a quando le mani non si alleggeriscono un po'. Ok. Poi inspirando portiamo le braccia lungo il torso col palmo delle mani rivolto verso il basso e attiviamo le basi di due cosce una verso l'altra. Alla prossima ispirazione portiamo le braccia ai lati delle orecchie. Poi uniamo i lati dei mignoli e poi tutto il palmo. Ed espirando portiamo i pollici allo sterno. Dall'ombelico in su avvolgiamo il lato sinistro della gamba toracica verso destra, agganciamo il gomito sinistro oltre la gamba destra. Le basi delle due cosce vogliono continuare ad avvicinarsi. Il lato destro della schiena è lunghissimo. Espirando portiamo le due mani ai due lati del piede destro. Premiamo il tallone destro. Inspirando camminiamo col ginocchio sinistro all'esterno del tallone destro. Appoggiamo i due ischi al suolo. Se si appoggia un ischio sì e un ischio no, allunghiamo la gamba sinistra, altrimenti la gamba sinistra resta piegata. Intrecciamo le dita delle mani oltre il ginocchio destro. Inspiriamo, allontaniamo la gabbia toracica dal bacino, avviciniamo l'ombelico alla coscia destra. Espiriamo. Ok, inspiriamo. Le due braccia su, espiriamo, avvolgiamo il lato sinistro della gabbia toracica in avanti e abbracciamo la gamba a destra, la mano destra è dietro, a coppa, respiriamo nella posizione, il mento guarda nella stessa direzione della spalla, non di più. Se volete portare il gomito sinistro oltre la gamba destra e prendere la caviglia destra, fatelo. Ed inspirando braccia su, sciogliamo la torsione, incrociamo le caviglie, poi prendiamo i piedi, li portiamo vicino ai glutei, prendiamo le mani al pavimento e andiamo indietro. Tavola e chaturanga. Giriamo i piedi. Inspiriamo, allontaniamo lo sterno dall'ombelico. Espiriamo, risucchiamo la parte bassa dell'addome e spingiamo il tappetino lontano da noi. Inspiriamo, solleviamo i talloni. Espiriamo, piede sinistro appena dietro al pollice sinistro. Mettiamo le mani a coppa. Piedi larghi quanto il bacino. Il fianco sinistro va verso il tallone destro. La gamba destra è tesa con l'interno della coscia che ruota verso l'alto. Attiviamo le basi delle due cosce, una verso l'altra. La zona tra le scapole spinge verso lo sterno guarderà un po' più verso il muro oltre la nostra testa e le mani si alleggeriranno. Inspirando portiamo le braccia ai lati del torso col palmo delle mani che rivolto verso il basso. Alla prossima inspirazione portiamo le braccia ai lati delle orecchie. Respiriamo nella posizione e alla prossima espirazione uniamo i lati dei mignoli e poi tutto il palmo e portiamo i pollici allo sterno. Inspiriamo e il retro della gabbia toracica vuole andare verso il muro tra la nostra testa. Ruotiamo espirando e agganciamo il gomito destro la gamba sinistra. Stiamo avvolgendo il lato destro della gabbia toracica verso sinistra, il lato sinistro della schiena è lungo. Ed espirando sciogliamo la torsione e appoggiamo le mani. Inspiriamo, premiamo il tallone sinistro e camminiamo col ginocchio destro all'esterno del tallone sinistro. Ci sediamo. Se i due ischi restano al pavimento, rimaniamo così. Se appoggia un ischio sì o un ischio no, invece allungheremo la gamba destra. E la posizione sarà, il lavoro sarà con la gamba destra allungata. Intrecciamo le dita delle mani oltre il ginocchio sinistro. Inspiriamo, allontaniamo la gabbia toracica dal bacino, avviciniamo l'ombelico alla gamba sinistra. Espiriamo. Inspiriamo, braccia su, avvolgiamo il lato destro della gabbia toracica in avanti, abbracciamo la gamba sinistra, mettiamo la mano sinistra a coppa. Con la mano sinistra possiamo spingere il tappetino lontano per aiutarci a mantenere la curva lombare. Non guardiamo oltre la spalla a sinistra, le cervicali sanno già ruotare, non c'è bisogno di esasperare proprio la rotazione delle cervicali. Inspiriamo, braccia su,
Sciogliamo, incrociamo le caviglie, premiamo un ginocchio contro l'altro, avviciniamo i piedi ai glutei, premiamo le mani al pavimento e andiamo indietro. Tavola, andiamo avanti con la testa e giù con l'addome torace insieme. Tiriamo i piedi, inspiriamo, allontaniamo lo sterno dall'ombelico ed espirando risucchiamo la parte bassa dell'addome e spingiamo con le mani il tappetino lontano da noi, vogliamo allungare la schiena. Inspiriamo, solleviamo i talloni. Espiriamo, portiamo il piede destro all'esterno della mano destra. Camminiamo, facciamo scivolare il piede sinistro lontanissimo da noi e lasciamo che l'ischio destro vada verso il tallone destro, in modo da poter allungare la coscia sinistra. Respiriamo nella posizione. Stiamo allungando la coscia sinistra. Ok, ed espirando risolleviamo il bacino, premiamo le mani al pavimento, alla prossima inspirazione camminiamo indietro col piede destro, espirando piede sinistro all'esterno della mano sinistra, facciamo scivolare indietro il piede destro, mandiamo l'ischio sinistro verso il tallone sinistro, vogliamo allungare la coscia destra. Ok, ed espirando, solleviamo il bacino, premiamo le mani al pavimento, inspirando, camminiamo indietro col piede sinistro. Ok, appoggiamo le ginocchia, pieghiamo il fronte del tappetino in modo da appoggiare le ginocchia su una superficie più morbida, appoggiamo le ginocchia al suolo in modo che siano larghe quanto il bacino. Attiviamo le basi degli alluci verso il retro del tappetino. Attiviamo le gambe come se stessimo serrando qualcosa tra le cosce. Mettiamo i pollici sul sacro e lasciamo che il sacro coli verso il basso. Poi mettiamo le mani sulla gabbia toracica, inspirando allontaniamo la gabbia toracica dal bacino. Ok. E alla prossima ispirazione rinnoviamo e portiamo lo sterno verso l'alto. Rimaniamo qui. Le creste lì che restano allineate con le ginocchia, oppure possiamo mettere le mani sui talloni, ma sempre creste lì che sulle ginocchia. Per sciogliere questa posizione, prima avviciniamo di mezzo centimetro il mento alla gola, poi mettiamo i pollici sul sacro e poi vertebra dopo vertebra torniamo su con il mento che resta distante dalla gola quanto abbiamo scelto prima e poi riallineiamo il mento al pavimento. Ok. Premiamo le mani al suolo, andiamo indietro con un piede poi con l'altro. Tavola, andiamo avanti con la testa e poi giù con l'addome torace insieme. Pieghiamo le ginocchia, intrecciamo le dita delle mani dietro la schiena. Flettiamo i piedi, facciamo le caviglie, inspiriamo, allontaniamo lo sterno dall'ombelico. Tantissimo spazio tra una spalla e l'altra, non vogliamo creare solchi tra le scapole, non vogliamo neanche creare pieghe dietro il collo, retro il collo e lungo. Possiamo fare questa versione della posizione, se riusciamo a tenere tanto spazio tra una spalla e l'altra possiamo anche unire i palmi, oppure prendere le caviglie. Teniamo gli alluci a contatto tra loro. Inspirando, allontaniamo lo sterno dall'ombelico, poi calciamo con... Facciamo i piedi verso il muro dietro di noi, retro del collo lungo, e riapriamo lo spazio tra le spalle se si è creato un solco. Poi spingiamo gli alluci verso il soffitto. Respiriamo nella posizione. Ed espirando, sciogliamo. Premiamo le mani sotto i gomiti, allontaniamo lo sterno dall'ombelico, ed espirando appoggiamo le ginocchia, incrociamo le caviglie, ci sediamo sui piedi e scorriamo oltre i piedi. Facciamo scorrere il bacino in avanti in modo da poterci sdraiare. Arrotondiamo la schiena e portiamo la schiena giù. Allunghiamo la gamba a sinistra, pieghiamo il ginocchio destro. Spostiamo i fianchi verso destra e lasciamo che la gamba destra cada verso sinistra. Apriamo il braccio destro. Stavolta lasciamo che agisca solo la forza di gravità
E non induciamo nulla durante questa torsione. E lasciamo che la parte destra dell'addome cambi forma, che la parte destra della gabbia toracica cambi volume, che la spalla destra si muova. Ok, torniamo su, leghiamo il ginocchio a sinistra, allunghiamo la gamba destra, spostiamo i fianchi verso sinistra e facciamo cadere la gamba sinistra verso destra, ruotiamo il capo verso sinistra, lasciamo che la parte sinistra del viso cada verso il tappetino, lasciamo che la parte sinistra dell'addome si muova. Che la parte sinistra della gabbia toracica cambi volume, che la spalla sinistra si muova mentre respiriamo. Ok, e torniamo. Vediamo le due ginocchia, incrociamo le caviglie, mettiamo le mani sulle tibie. E rotoliamo indietro per rotolare in avanti a sederci. Allunghiamo le gambe davanti a noi, teniamo i piedi larghi quanto il bacino. Inspiriamo, portiamo i gomiti verso l'alto. Espirando, ruotiamo il bacino e prendiamo l'esterno dei piedi oppure il retro dei polpacci. Se abbiamo il retro dei polpacci, tiriamo la pelle del retro dei polpacci verso il retro delle ginocchia. Lasciamo il retro del collo lungo. Quando inspiriamo, ancoriamo gli ischi al pavimento. Durante l'espirazione lasciamo gli ischi ancorati e lasciamo che il retro della gabbia toracica si allunghi verso il muro tra la nostra testa. Le caviglie sono flesse e l'interno dei piedi spinge verso il muro oltre la nostra testa. L'esterno dei piedi invece spinge verso l'esterno delle nostre ginocchia. Inspirando allontaniamo lo sterno dall'ombelico e espirando sciogliamo. Uniamo le piante dei piedi e facciamo in modo di avere più spazio tra il bacino e i talloni che tra le due ginocchia. Flettiamo le dita dei piedi e premiamo l'esterno dei piedi al pavimento. Espirando risucchiamo tutto l'addome verso la colonna e lasciamo che la schiena si arrotondi. E poi ruotiamo il bacino, appoggiamo le mani sul dorso del piede e rilassiamo il collo. Ok, qui la schiena ora la lasciamo morbida, lasciamo che coli verso il pavimento. Rilassiamo il collo, invece le gambe sono attive. L'esterno dei piedi prima al pavimento, le dita dei piedi sono flesse. Questo ci permette di assicurarci che questa posizione lavori sulla mobilità delle anche e non disturbi le ginocchia. Attiviamo anche un gluteo verso l'altro. Continuiamo a rilassare il viso, la mandibola, la lingua all'interno della bocca. I piedi sono attivi, ma tutto il resto è morbido. Differenziamo. I glutei sono attivi, ma tutto il resto è morbido. Differenziamo. Se nelle posizioni di riposo la mente tende a vagare, dirigiamo l'attenzione al respiro. Se conoscete il respiro, Ujjayi. Fatelo pure, se vi aiuta a tenere più controllo al respiro. Facciamo durare l'espirazione due volte l'inspirazione. E se mentre inspiriamo contiamo fino a tre, mentre espireremo conteremo fino a sei. Usiamo un conteggio mentale.
Inspirando, srotoliamo la colonna verso l'alto. Appoggiamo le piante dei piedi al pavimento. Arrotondiamo la schiena, portiamo la schiena al suolo. Allunghiamo una gamba dopo l'altra e separiamo una gamba dall'altra. L'interno delle cosce guarda verso il soffitto. Separiamo le braccia dal corpo, il palmo delle mani guarda verso il soffitto. Chiudiamo gli occhi e ammorbidiamo il viso, la mandibola, la lingua all'interno della bocca. Ammorbidiamo la base della lingua. Ammorbidiamo i gomiti. Ammorbidiamo la base della lingua. Ammorbidiamo le spalle. Ammorbidiamo le anche. Ammorbidiamo il centro della lingua. Ammorbidiamo i gomiti. Ammorbidiamo le ginocchia. Ammorbidiamo la punta della lingua. Ammorbidiamo i polsi. Ammorbidiamo le caviglie. Ammorbidiamo le labbra. Ammorbidiamo le mani. Ammorbidiamo i piedi. Restiamo consapevoli che anche dove osserviamo una tensione non c'è nulla da fare. Una tensione è qualcosa che il corpo sta facendo in più, quindi non c'è nulla da fare, al massimo c'è qualcosa da smettere di fare. Dirigiamo l'attenzione. È una zona del corpo che percepiamo come libera da tensioni. Una zona del corpo che si arrende alla forza di gravità, che si lascia colare verso il pavimento, supportare dal suolo. Da questo momento in poi dirò un numero e ad ogni numero ci faremo sempre la stessa domanda, ma cercheremo di darci sempre risposte diverse. Ci chiederemo quale altra zona del corpo è libera da tensioni e la cercheremo. Dieci. Dove ancora mi sembra di essere libero? 9. Dove ancora mi sembra di essere libero? 8. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno.
Zero. Inspiriamo profondamente, tanto che anche la zona delle clavicole si muove. Espiriamo completamente, tanto che la parte bassa dell'addome viene risucchiata verso la colonna e la parte bassa della schiena schiaccia al suolo. Poi pieghiamo un ginocchio dopo l'altro e portiamo le ginocchia al petto. Abbracciamo le gambe. Ruotiamo completamente sul lato destro, affidiamo nuovamente il peso del corpo al suolo e allunghiamo il braccio destro sotto il capo se ci dà fastidio il collo. Con l'aiuto della pressione delle due mani al pavimento alla nostra destra, torniamo a sederci. Namaste.